storia tra il Bonni e il Samassi. All'ordine di signor Meloni di Olbia, coadiuvato dagli assistenti Casula e Carracca di Ozieri, scendono in campo le seguenti formazioni: Fonni, Pili, Baggetta, Murranca, Sau, Miris, Mura, Teolu, Piu, Nonne, Mura, Talanas. Allenatore il signor Marchi. In panchina Misini, Cicalò, De Multas, Marchetto, Pua, Nonne, Floris, Samassi, Romita, Ibba, Pilleri, Toro, Argiolas, Balciani, Placentino, Milia, Suella, Togu e Stocchino. Allenatore Falco. In panchina Portini, Cocco, Eriu, Mandas, Lai, Azzeri e Falci. A tutti buona partita. Buon pomeriggio da Santa Giusta, atto conclusivo della Coppa Italia di promozione. Il Samassi, vincitore del girone A del campionato, sfida il Fonni. La squadra di Nunzio Falco ha superato in volata il Portocorallo e punta ora a fare il bis in Coppa. Dall'altra parte, appuntamento storico per i Barbaricini, che per la prima volta si affacciano a una finale regionale. Samassi in maglia bianca, Fonni in completo giallo-blu. Tifo diviso a metà tra i sostenitori arrivati dalla montagna e dal medio campidano. Calcio d'inizio affidato al Samassi. Attenzione, palla persa, non è solo davanti al portiere, il tiro! Palo! E la palla non entra. Fonni subito pericoloso. Emanuele Mura, possibilità di ripartenza per il Fonni. Nonne, punta Balciani, lo salta, la conclusione, la palla rimbalza sulla traversa e finisce fuori. Secondo legno per il giovane fornese. Baggetta, il cross, il colpo di testa da gol, Luca Pili, ancora lui, di testa, Fonni in vantaggio, boato sulle tribune del comunale, completamente dimenticato nel cuore dell'aria, Luca Pili, il giovane di Tonara l'ha messa dentro, 1-0 per il Fonni. Placentino, è pronto, il cross tagliato in aria, non ci arriva nessuno. Alanas, non è posizione regolare, se ne va, non è davanti a Romita, cerca di superarlo, gli chiude lo specchio Romita, Fonni vicino al raddoppio. Lancio in profondità, palla buona per Stocchino, l'uscita di Pili provvidenziale salva tutto. Sulla palla entra, punizione di seconda, il destro a giro, nessun problema per Pili. Inizia il secondo tempo, Fonni che conduce sempre per 1-0. Arriva il primo cambio di Falco, entra Amanda, se esce Suella. Il cross in aria, la girata, palla alta, non di molto, cresce il Samassi. Centino semina gli avversari, attenzione, lo slalom e poi la chiusura di Massimiliano Mura. Lana si libera, non è servito il controllo, palla lunga, esce Romita. Lo scambio in velocità, la botta in corsa, fuori ci ha provato Milia. Levi se ne va, il tocco per Togu è buona, non ha inquadrato la porta, occasione per il Samassi. Mandas in ripiegamento, il contrasto, attenzione, da terra reagisce Mandas, rosso diretto, l'arbitro lo manda sotto la doccia, Samassi in 10, espulso Mandas. Assiste Trogu, cerca spazio in mezzo, azione ancora viva,
Placentino, il destro, fuori misura, Samassi che ci prova in tutti i modi. La discesa all'indietro, il tiro, ci arriva Pili e la tiene. Sempre Trogu, punta Bagedda, saltato, in aria, il tiro, alto, poteva fare meglio da lì. Ed esce Luca Pili, standing ovation per il giocatore che sta risolvendo la partita. Al suo posto entra Fabrizio Floris. Elia sul secondo palo, Cipilleri di testa fuori, era completamente solo. Altra palla gol per il Samassi. Tutti dentro anche Dumita per tentare il gol del pareggio. Il cross, palla lunga, arriva Falciani, a lato, niente da fare, il Samassi non riesce a trovare il varco giusto. Sale l'incitamento dei tifosi fornesi, il rilancio, ormai sono saltati tutti gli schemi, la sponda, palla per Trogu, anticipato da Pili. Ancora Milia, la mette dentro, Mura svetta in aria, Marco Nonne cerca di liberare, ma il Samassi non molla. L'arbitro guarda l'orologio e finisce qui, il Forni vince la Coppa Italia di promozione con un gol di Luca Pili in avvio di gara. Non è bastata al Samassi una ripresa arrembante per acciuffare il pari. Ottimo l'approccio dei ragazzi marchi che prima del gol hanno colpito due volte i legni della porta difesa da Brunetta. Gioia incontenibile per i tifosi bravaricini che come vedete vanno ad abbracciare i propri beniamini in campo. E i giocatori del Forni ricevono la coppa dai responsabili federali dopo il Pula. La squadra di Marchi scrive il proprio nome nell'albo d'oro della manifestazione e sabato affronterà la Torres nella Supercoppa, probabilmente a Macomer. Da Santa Giusta è tutto, grazie per averci seguito, alle prossime partite del Calcio Sardo.